chiostro del convento degli Olivetani a Lecce è sempre stato un luogo straordinario che ti invita a riflettere. Il silenzio circostante, turbato ogni tanto dal fruscio del vento, è conciliante. Qui vengono a studiare tanti ragazzi che vivono di arte e vorrebbero un giorno fare della propria passione anche un lavoro. Ogni particolare di questo spazio richiama pagine e pagine di libri di storia dell'arte. Non è difficile immaginare studenti intenti a ripetere prima di sostenere l'esame. Qui il silenzio aiuta a ricordare. Qui regna la facoltà dei beni culturali, purtroppo una facoltà che non ha mai avuto grande fortuna. Il paradosso è incredibile, perché per un territorio come il Salento, ricco di arte e storia, sfornare ogni anno laureati in conservazione dei beni culturali e lasciarli per strada è davvero umiliante. Ed è qui che inizia la riflessione. Ti fermi ad osservare la bellezza delle decorazioni della pietra scolpita, ti perdi nella lavorazione minuziosa, nelle colonne tortili che si innalzano verso il cielo, come quei sogni di tutti quei giovani che fanno voli pindarici per poi ricadere giù tra la cruda realtà. Una realtà che vede addirittura la morte del corso di archivistica e biblioteconomia, una sofferenza e una ferita per tutti, perché se la memoria e la documentazione sono la base della conoscenza del patrimonio di una terra, allora come si fa a tutelarla? Ma attorno, come in questo chiostro, resta il silenzio, un silenzio imbarazzante.